perché continuare a scegliere Forza Italia? Oggi è il compleanno, 25 anni. Scegliamo Forza Italia perché noi siamo liberali e popolari, che è ben diverso da populisti. Siamo ancora qui dopo 25 anni, siamo ancora qui per l'Italia. Il nostro presidente Berlusconi è instancabile. Sempre più giovani però si avvicinano a Salvini per il suo modo di comunicazione, per la sua grande attività sui social. Perché voi invece scegliete Forza Italia? Io vengo proprio dal mondo giovanile della Lega e quest'anno è il mio primo anno in Forza Italia. Sono uscito dalla Lega semplicemente per il fatto che non mi è piaciuta assolutamente la coalizione con il Movimento 5 Stelle, in quanto è un movimento del tutto improvvisato, senza un'ideologia fissa, dove ieri dice A e oggi mi dice B. Penso che i valori della libertà che ti dà Forza Italia non te li dà nessun altro partito. Come leader il nostro Silvio sta facendo di tutto per cercare di mantenere il più possibile i giovani. Sicuramente siamo comunque un popolo di moderati, motivo per cui certe posizioni e certi atteggiamenti non ci piacciono, specie nei confronti dell'Europa. Secondo me è anacronistico e anche abbastanza utopico credere nel sovranismo assoluto e dimenticarsi dell'Europa, anche perché poi non è valso nulla, hanno fatto la voce grossa e invece poi sono tornati con la coda tra le gambe. Salvini ha un grande metodo di comunicazione, ma poi non riesce comunque a mettere in pratica ciò che dice, a parte l'immigrazione, che comunque il fatto di sbattere i pugni sul tavolo, a parte quella ha lasciato tutto alle 5 Stelle per quanto riguarda l'economia. Non è che lui può comunque occuparsi solamente di quello che gli riesce meglio in campagna elettorale. Salvini andrebbe abbandonato, andrebbe lasciato indietro. Forse dovremmo un attimo emanciparci e far vedere chi veramente ha fondato il centrodestra, chi veramente ha fatto la storia del centrodestra. Quando nel 94 abbiamo iniziato questo percorso, sono loro che si sono adattati alle nostre idee, quindi loro si sono moderati. Invece adesso che purtroppo noi dobbiamo supportarli, non ci adatteremo mai a quello che fanno loro, quindi ai loro estremismi. Noi rimaniamo moderati, popolari e liberali. Io credo che sia arrivato il momento di staccare la spina a questo governo, che ha davvero collezionato un sacco di insuccessi per gli italiani in generale, di staccare la spina e di tornare a casa, se quella la definisce ancora la sua casa. Poi insomma, noi andiamo per la nostra strada. Un discorso di centrodestra che la cittadinanza chiede il centrodestra unito con le diverse anime all'interno, quindi io credo che sia giusto e sia auspicabile che Salvini torni a casa. Abbandonato no, però forse recuperato.